Siciliane che cerca di disfarsi della compagnia cantante, tra cui anche Joan Zarco. Fabio Quartararo che invece qualche posizione l'ha persa prima di arrivare nelle retrovie. Attenzione, qua si comincia a sviluppare l'allungo di Miguel Oliveira e l'attacco di Jack Miller su Franco Morbidelli. Mamma mia, per un attimo si è chiuso l'anteriore di Jack Miller, per un istante si è chiuso, l'ha abbandonato. Morbidelli se ne è accorto, ha visto la moto di Miller che derivava verso l'esterno e si è tirato. Adesso sballonzano un po' il posteriore di Miller, guardate le sue spalle, Grasso che viene attaccato in questo momento da un attacco millimetrico da pure Spargarò con la KTM, che mette Bradley in difficoltà anche con la Suzuki di Alex Rins, che lo affianca adesso con il frammentato Maverick Vinales, portandosi dietro il Dovizioso e mira le spalle di Mir, la Aprilia di Aleix e Spargarò. Abbiamo Valentino Rossi invece questo è in 17ª posizione davanti a Danilo Petrucci con Dovizioso che ne ha recuperato un po' e si trova in 12ª. Vinales scavalca Nakagami ed è in 10ª posizione, mamma mia che fionda brava Michele Oliveira. Sì, attenzione, questo è importante adesso in questo momento per Morbidelli e Miller non darsi tanto fastidio, perché abbiamo visto come nel weekend Oliveira fosse molto veloce anche come costanza di ritmo, per cui potrebbe anche cercare la fuga. Io credo che debbano un attimo collaborare il pilota australiano e l'italiano nostro, la sente molto bene qua nella 14, guarda quanti metri quello su Miller, perché se vogliono seguire il portoghese. Intanto Vinales è partito davvero male, ha perso tante posizioni. Stavo per dirlo, purtroppo Vinales scattava dall'ottava casella, nel suo caso anche perdere soltanto 2 o 3, perché potrebbe passare sul traguardo, è passato sul traguardo in 10ª posizione per lui che ha delle difficoltà in partenza. Oh, Bagnaia! Perché ha il braccio giù? Non lo so, però ha il braccio giù, ha un braccio che gli fa un sacco male, o un contatto con qualcuno senza essere caduto, tipo una botata che si è preso. Un'imbarcata che si è fatto male alla spalla, non speriamo più banalmente un crampo, però un problema lì c'è per Bagnaia che torna indietro verso il box, non ci voleva, proprio adesso all'ultima gara, qui tanto la regia ci porta su Nakagami lì in zona con Dovizioso, stiamo parlando dell'11ª e della 12ª posizione con Vinales che invece ha iniziato a recuperare, si è già riportato nella sua posizione di partenza e si trova 8º in questo momento, lo avete visto per un istante sullo scombinamento nella scia di Fabio Quartararo che sarà suo compagno di squadra l'anno prossimo. Intanto qua ancora con Morbidelli nelle prime posizioni qui sulla moto di Joan Mir, stiamo parlando per il campione del mondo di una posizione difficilissima, purtroppo è precipitato indietro e si trova in 19ª posizione e la piglia che vedete lì nei suoi dintorni è quella di Savadori, invece la moto del team Sponsorama è quella di Tito Rabat, quindi veramente un Mir che probabilmente a causa di qualche cosa che è successo è assolutamente irriconoscibile, oltre ad essere purtroppo partito già di suo dalla 20ª posizione, che fa di cui la regia ci ripropone facilmente quello che è successo, era arrivato a stare lì nella zona con Rins, qua si prende una brutta imbarcata, rischia di cadere per terra, deve raddrizzare la moto. Oh! Ma si è infastidito con quello che aveva davanti? Attenzione intanto l'attacco di Zarco, qua Zarco con Vinales, mentre là davanti c'è pure Spargarò che purtroppo deve andare a girare brutalmente, perde con Zarco che...